Al confine tra provincia di Savona e Cuneo spesso hanno pensato che fosse più remunerativo portare la fabbrica in Piemonte, più spazi, meno costi e via così. Tuttavia la storia, scattata a millesimo nel 1923 con un'impresa di trasporti, diventata poi l'azienda dei mezzi spazzaneve, continua tuttora in Liguria. Il problema vero, semmai, è il sistema Italia, troppo ricco di lacciuoli burocratici sul quotidiano e troppo debole quando va fatta la voce grossa, per esempio in sede di gare internazionali. Ma a Mauro Fresia e alla sua famiglia, che vede mamma e papà rispettivamente di 87 e 88 anni ancora alla scrivania del comando, interessa maggiormente l'aspetto tecnico. E così tutto l'impegno è rivolto alla produzione di tecnologia pensata e costruita direttamente in casa o a pochissimi chilometri dalla Valbormida. Tre settori di business: prodotti spazzaneve, traino aerei e veicoli speciali suddivisi tra mezzi antincendio per aeroporti e mezzi per la raccolta differenziata. Inseguimento costante della massima tecnologia, usufruibile da persone sempre meno specializzate, rappresenta l'obiettivo aziendale. Il software lo produciamo nel nostro interno e la componentistica principale del software viene fatto a pochi chilometri di qua, nel Cuneese. Europa, Asia, India, Russia in ripresa e persino l'Africa rappresentano i mercati di vendita per un giro d'affari retto per lo più da gare internazionali che durante l'ultimo anno hanno fatto triplicare il fatturato a Fresia, 30 milioni di euro, aggiungendo così 4 pedine alla squadra, passata da 69 a 73 unità, con nuovi investimenti in America per una produzione che presto avverrà anche là, sul posto. Intanto l'appello che Mauro Fresia lancia alla nuova giunta dell'amministrazione regionale è chiaro e sintetico. Di lasciarci lavorare, di metterci nelle condizioni di lavorare e non intracciare il lavoro. Non ha dubbi nel dire che il prodotto del cuore, tra i tanti sfornati a millesimo, resti sempre la Fresa per la pulizia della neve e quando pensa alle nuove generazioni, il procuratore della Fresia elenca così i requisiti necessari per entrare in azienda. Buona volontà, capacità di apprendere velocemente e se la scuola gli fornisce una base interessante, questo sicuramente li aiuta a essere più produttivi in un tempo ragionevole.